Buonasera, eccoci con il consueto appuntamento Agenda Viaggi in Streaming. Con noi questa sera Vivien Bass, fitness e wellness blogger ed eco luxury travel blogger. Ciao Vivien. Come Bella, al solito. allegra e pimpante anche nel 2018. Senti, come e quando è iniziata la tua attività di blogger? Allora, diciamo che io lavoro nel mondo del digital dal 2010, praticamente da quando mi sono laureata, anche se non in campo digital. Prima in realtà lavoravo nella musica, quindi diciamo applicavo, usavo il mondo del digital, di internet e del web per la musica. Avevo una mia radio, che era una web radio, e quindi non ero io in prima persona la figura principale, anche perché ci tenevo a non essere proprio appunto io, non dovevo essere io protagonista, ma la musica, quindi avevo questa radio. Nel frattempo facevo anche, lavoravo a DJ TV quando ancora c'era Occupy DJ come interprete, poi aveva chiuso DJ TV, però comunque sono rimasta nella famiglia DJ e nel 2014-15 feci dei video sul fitness per promuovere la DJ Tech, no, la famosa corsa DJ Tech. Da lì quindi io ho sempre fatto fitness, ma non per lavoro, per passione, non ho mai voluto insegnare o quant'altro, proprio solo per mia grande, grandissima passione, quasi mania, diciamo. E da lì insomma ho capito che poteva essere un un bel campo da esplorare, non Certo. soltanto a livello mio personale, ma proprio a livello quindi poi di web, quindi non soltanto fare musica, quello che facevo prima, ma anche portare questa mia passione del fitness sul web con dei video, appunto grazie alla DJ Tech. E così ho fatto, quindi pian piano diciamo che si è sviluppato quindi il mio blog, prima era una cosa molto piccola, poi è diventato un vero e proprio blog aggiornato costantemente, eccetera, e si è stato creato tailor-made su di me proprio, quindi quello che faccio io, quindi il mio fitness, come mi alleno, cosa mangio e anche i miei viaggi, perché ho sempre viaggiato molto da quando sono piccola, per lavoro, dei miei, eccetera, per vacanza, per curiosità, e quindi proprio si è creato il mio blog su quella che è proprio la mia figura, la mia vita. Quindi ecco Certo. proprio la mia intro al mio lavoro. Senti, poi tu hai un vissuto tra il Gabon, l'Egitto, Malta, Los Angeles e ovviamente Milano. Esatto. Ecco, questa tua esperienza. Italiani, però per lavoro mio papà si è mandato diverse volte all'estero per contratto, proprio per lavoro. Quando ero piccola eravamo in Gabon, proprio Africa equatoriale, dove ho fatto praticamente l'asilo francese. E poi è nata anche la mia sorellina, praticamente è quasi nata in Africa anche lei. E nel Gabon mi ricordo, cioè ero piccolina, mi ricordo un sacco di cose, mi ricordo tantissime sensazioni, tantissimi profumi, anche veramente è incredibile come a 2 o 3 anni ti puoi ricordare tante cose. Poi sono tornata in Italia per un po' di anni e poi altra esperienza d'espatrio, siamo andati sempre per lavoro di mio papà in Egitto. All'epoca ero un po' più grandicella, però perché avevo 13 anni, quindi era un periodo Qualche molto difficile per me, come per anno tutti fa, gli adolescenti. Come? pochi anni fa, tra l'altro. Ormai sono, oddio, quasi mezza vita fa, però diciamo che sono rimasta 3 anni in Egitto. Però, insomma, ecco, a quell'età ci ho messo un anno e mezzo solo per abituarmici, per apprezzare, insomma, dov'ero, le persone, lo stile di vita, la mentalità, perché a quell'età già è un paese completamente diverso, ma quando ci vai da grande, già sapendo magari tante cose del paese, già volendo scoprire ulteriormente altre culture, eccetera, ma a 13 anni io non volevo fare altro che stare con i miei amici, ovviamente, quindi mi hanno un po' sradicata proprio, è stato molto difficile all'inizio. Però il secondo anno e mezzo invece è stato proprio un cambiamento proprio a 180 gradi e io mi sono innamorata di quel posto, avevo un sacco di amici da tutto il mondo, proprio facevo la scuola in casa internazionale, quindi avevo amici da tutto il mondo, è stata un'esperienza incredibile che mi ha fatto crescere su tutti i punti di vista, imparare le lingue e infatti cioè, io ringrazio sempre i miei che mi hanno fortemente sradicata a 13 anni perché poi mi sono resa conto a 15, 16 che veramente ero diciamo vivendo come dire, una situazione che ero fortunatissima a poter vivere. Beh, una bella Tu invece esperienza da più comunque. grande,
un'altra esperienza che ha fatto mio papà sempre per lavoro è stato a Malta. Io facevo un po' su e giù, non ho fatto tutto l'espatrio con lui fissa, perché facevo già dei miei lavori, le mie cose qua, quindi facevo tot mesi qua, tot mesi là, e poi ho fatto qualche mese a Los Angeles, praticamente nel 2016, quindi insomma, 2 anni fa, anche se diciamo l'anno scorso, possiamo dire, perché... E lì sono andata per trovare nuovi stimoli, per vedere un po' se poteva eventualmente piacermi anche come destinazione. In realtà devo dire, guarda, che non mi ha sconfisterato Los Angeles. Uno ha questa visione, magari dai video, dai film, invece no. Non mi ha sconfisterato così tanto rispetto ad altre volte che invece mi hanno fatto un'impressione molto più bella. Però ecco, una cosa bellissima che ho fatto in California è proprio la Highway 1, Pacifico in macchina, quello è stato veramente bellissimo, San Francisco, molto bella. Ma se dovessi tornare non tornerei sicuramente ad Udente, ma tornerei a San Francisco. Infatti. Senti Vivienne, sei stata anche ideatrice del primo format radiofonico in Italia sulla Best Music. Ci parli di questo fenomeno? Sì. Dunque, come ti dicevo, appunto dal 2010 praticamente fino al 2015 il mio lavoro, la mia attività è legata alla radio su vari fronti e in vari modi, nel senso che inizialmente ho fatto per 2 anni, avevo dei programmi sul genere rock, su Linea Rock, che è la web di Radio Lombardia, facevo la spalla al guru maestro italiano Marco Garavelli, proprio per la parte rock. Poi mi piaceva tantissimo un genere che era di nicchia in Italia all'epoca, se vogliamo, adesso lo è tuttora, per carità, però già è diventato un po' più sdoganato, la bass music, che è proprio diciamo musica elettronica con i bassi molto importanti, preponderanti. E non esisteva nessuna radio, pochissimissimi programmi, ma proprio tipo 2 o 3 in tutta Italia di questo genere. E quindi io nel 2011, ho iniziato questo programmino su un'altra radio che era prettamente di bass music, a grande, come dire, ringrazio tuttora il direttore perché ha avuto una grande illuminazione, perché è stato uno dei pochissimi a credere in questo genere, in questo format, in questo tipo di musica. E era andato molto bene perché ovviamente essendo l'unico, no, comunque sono uno dei pochissimi in Italia, ovviamente chi voleva ascoltare quel genere di musica aveva poche scelte, no? Quindi comunque andava bene, ho sentito tantissimi produttori internazionali di questo genere di musica, dall'Inghilterra, all'Australia, all'America, insomma veramente top. E poi ho creato, da quello che è il format, proprio la radio, la web radio, ed è stata una bellissima esperienza che poi è diciamo culminata l'ultimo anno facendo il mio programma su Radio Popolare Milano, quindi una radio storica di Milano, avevo la mia oretta dove appunto finalmente ho sdoganato forse anche lì un po' questa musica di nicchia. Ho lasciato questa attività della radio quando il blog è iniziato a diventare insomma importante a livello di tempo, a livello di impegno, perché non potevo fare più tutto, perché mi riusciva tutto, mi riusciva a un po' così a metà, ma io sono una super precisina, e quindi alla fine dopo 5 anni ho detto vabbè, adesso è ora di cambiare, perciò mi sono dedicata di più proprio al blog, come dicevi tu giustamente all'inizio, che si occupa di viaggi e di fitness, che è quello poi che sono proprio le mie attività quotidiane, se vogliamo. Senti, chi ti definisce precisina? È un tuo aggettivo o c'è qualcuno? Sì, mi definisco io in primis, perché proprio, cioè, so di essere, e poi in realtà tutti un po' me lo dicono, in accezioni positive o negative, cioè c'è chi me lo dice in accezioni negative, wow, che male, sei sempre così, no? Meticolosa, precisina. Invece c'è chi apprezza ovviamente che sono sempre molto anche critica, se tutto non è perfetto io non sono contenta, no. Da una parte è un bene, da una parte è un po' fiancante a volte, però sono così. Senti, il tuo recente viaggio? Il tuo allora, ultimo viaggio? Sono stata a Malta poco prima di Natale, sono andata a Roma anche, sono andata di Natale, ma proprio così per relax, perché ho anche parenti a Roma. Sono andata a Malta una settimanella per ritrovare un po' di amici, rivedere un po' appunto i posti
io, diciamo che una volta all'anno e comunque a Malta ci devo tornare per tornare un po' a vedere cos'è cambiato. E poi tra l'altro quest'anno Valletta che è stata l'ora della cultura, quindi certo, ci sono tante novità, tante ristrutturazioni di palazzi storici, quindi diciamo che per chi volesse andare a Malta, ecco, diciamo che è l'anno adatto, l'anno buono. Certo. Senti, c'è una località che consiglieresti ai nostri ascoltatori per questa stagione? Guarda, io andrei subito a parte appunto Malta, ma visto il clima, visto io correrei a gambe levate a Cipro, un'altra isola che ho scoperto quest'anno, a novembre, sono andata a novembre, c'erano 28 gradi, un clima fantastico, meraviglioso, un mare vicinissimo, più intenso, delle località splendide, cioè sia ci sono tantissime cose, dalla storia, la cultura, delle location super moderne, un sacco di dita, bar, caffè, ristoranti, l'ho trovata veramente molto attenta ai turisti da questo punto di vista dell'accoglienza, delle strutture ricettive e ovviamente ha 12.000 anni di storia, quindi ce n'è da vedere a bizzeffe. Quindi io consiglierei per la stagione invernale di fare una fuga a Cipro, anche perché insomma non è troppo lontana, alcune ore di aereo e Unione Europea, c'è l'euro, quindi io consiglio a Cipro per scappare dal rigido inverno milanese. Senti, Viviane, tu scrivi, fai video, intervisti, sei interprete, conduttrice, c'è qualcosa che ti manca? In realtà, diciamo, quando qualcosa mi prende, una nuova passione, probabilmente l'aggiungerò alla lista. No, per adesso queste sono le cose che faccio, sono già tante. Cerco sempre di migliorarmi, ovviamente, in tutte queste varie attività e passioni che ho, come dicevo prima, appunto, sono una decisina, ora mi è sempre piaciuto fare video e montare video, voglio proprio migliorare un po' quella parte, ecco, di montaggio e migliorare proprio i miei video e i miei blog. Il tuo segreto per trasmetterci una vita di benessere in sintonia con la natura? Allora, il mio segreto in realtà è proprio quello di vivere, come dire, mangiare, per essere così, non vivere, mangiare sicuramente locale, cibo biologico, ma non perché bisogna essere patiti, malati di, come dire, io non è così, non lo mangio, no, io sono contro tutte queste cose, quelle diete super, ti fanno mangiare barrette, no, per carità, allora io dico mangiate e vivete come vi sentite, cioè nel senso, dovete mangiare prodotti che ci dà la terra, mangiare prodotti di stagione, mangiare prodotti che siano preferibilmente biologici, italiani, sapere dove da provenienza, da dove vengono. Quindi questo è il primissimo punto per il benessere. Prima ancora di fare attività fisica, perché uno fa attività fisica, può fare tutta l'attività che vuole, ma mangia barrettine, schifezze, e allora è tutto un effetto non soltanto annullato, ma pure negativo. Quindi primissimo punto, il cibo, che deve essere sano, quindi non dietetico, deve essere sano. Certo. Secondo punto, ovviamente, muoversi, ma non per forza, ok, non ti piace andare in palestra, benissimo, non sei obbligato, ma poi puoi fare tantissime altre cose. Io ho provato, grazie appunto al mio blog, un sacco di sport che neanche sapevo di neanche sapere esistenza, ad esempio aquapole, che è pole dance in acqua, è una figata, oppure che ne so, yoga acrobatico, che si può fare a coppia, col fidanzato, col marito, con l'amica, è divertentissimo. Quindi ci sono un sacco di booty bar che è, diciamo, l'unione tra l'allenamento delle ballerine alla sbarra, quindi per allungare la muscolatura, e il pilates, bellissimo. Ci sono un sacco di sport divertentissimi che anche i più lesi e più pigri possono fare, non per forza dire, devo andare in palestra, oppure quando sei in giro, esci, hai una bella corsetta e arriva al mare, quando sei in vacanza, insomma, sfruttare ogni occasione, non soltanto chiudersi in palestra. Questo è proprio la mia visione del benessere, quindi mangiare biologico, sano, italiano, locale, e poi fare, provare, sperimentare la miriade degli sport che ci sono adesso nel 2018, che molti non conoscono, ma che fanno un po' possono scoprire. Ho fatto anche la pubblicità. Certo, no, senti una cosa, ci dici brevemente del tuo sito, che è www.vivenbass. www.vivienbass.com, proprio scritto così, vivienbass.com,
dove sono appunto tre sezioni, la sezione fitness, la sezione viaggio e la sezione benessere. Sono tutte e tre molto correlate e legate tra di loro, infatti diciamo sono tre sezioni, ma è come se fossero il filo conduttore e si lega tra tutte e tre molto, in maniera molto stretta, perché come dicevo prima, comunque per me la vita quotidiana è comunque, deve essere una vita di benessere, una vita, anche viaggiare è benessere, la scoperta della curiosità è benessere mentale. E nella parte di fitness ovviamente ci sono tutte queste nuove tendenze, novità che menzionavo prima, tantissimi corsi strani e particolari che ho potuto provare in questi ultimi mesi, in questi ultimi paio d'anni. Poi nella parte viaggio ovviamente tutti i miei racconti, resoconti dei viaggi che faccio, dove dormo, dove mangio, insomma racconto sempre molto nel dettaglio tutto quello che vedo e sperimento. E la parte wellness anche lì con dei consigli, ad esempio io non soltanto ci tengo sempre al cibo biologico, ma anche i prodotti per la pelle. Io uso delle marche che non sono marche da supermercato, sono delle marche di ricerca, di ricerca scientifica ovviamente, biologica, quindi usano delle sostanze che non fanno male alla pelle, sono ecosostenibili, insomma anche lì si apre un mondo sì, che immagino. È per me bellissimo, legato al benessere. Quindi questa è proprio la mia filosofia, la mia vita. Bene, senti, ti ringrazio. Il tuo prossimo viaggio? È in mente qualcosa? Allora, sì. Non vorrei parlare troppo forte, però si parla di Cuba, che io veramente spero si realizzi. Ripeto, non parliamo troppo forte perché non ho ancora preso i biglietti, però è lì, è dietro l'angolo. Dietro l'angolo. Bene. Senti, ti ringrazio. Grazie mille a te, a presto. A tutti. Un saluto, un abbraccione. Auguri di anno nuovo. Ciao, a presto, grazie anche mille. A tutti voi, buon ciao. Anno. Ciao, Vivienne. Ciao. Ecco, abbiamo finito con Vivienne, adesso volevo dirvi brevemente le ultime da Genna Viaggi con la nuova collezione della stilista Angela Bellomo, che presenta presso il suo atelier di corso di Porta Vittoria 31 a Milano un eleganti abiti bonton, abiti da sera, maglieria, pantaloni, cargo, vestiti da sposa, costumi da bagno, scarpe, questo è un articolo interessante che troverete in home page di Agenda Viaggi, che sì, come una Milano fuori porta nel borgo di Agliate, nel comune di Calate Brianza, sulle rive del Lambro, per visitare una delle più interessanti chiese romaniche della Lombardia del X secolo, la Basilica dei Santi Pietro e Apostolo. E poi abbiamo il debutto a Milano con il grande capolavoro di Edoardo De Filippo, il sindaco di Rione Sanità, diretto dal regista Mario Martone, dal 9 al 28 gennaio. Il regista riporta in scena interpreti giovani, avendo così il coraggio di interpretare un'idea criminale contemporanea. Mentre Edoardo comunque aveva sottolineato diciamo la malavita al crepuscolo, quasi al termine, no? E poi, per ultimo, in quello che sono le ultime di Agenda Viaggi, c'è quando lo stile etnico è fonte di ispirazione, con la moda estone, dal passato al futuro, allestita al Museo del Tessuto della Tappezzeria Vittorio Zironi di Bologna fino al 24 di febbraio. E con questo saluto voi tutti, grazie e buona serata.